La cosa che amo di più del teatro è il legno. I suoni, l'odore, il calore di quella materia. Il legno delle scenografie e le assi del palco. L'odore del legno è uguale in tutto il mondo, dall'Italia al Giappone. In quei suoni e tra quegli odori mi sono sempre sentita protetta, al sicuro, tra fatica, sudore e passione. La scenografia sembrava un mondo in cui non c'era posto per nient'altro. Ma poi 53 centimetri, 3,4 kg, 70 kg hanno messo tutto in discussione. Quando è nato Gabriele, la prima domanda che mi hanno fatto tutti è stata: e adesso, con il lavoro, come fai? I ritmi e la fatica del teatro erano inconciliabili con quella magnifica avventura che stava per iniziare. Ma tra gli scarti del legno dell'ultimo lavoro, tra quelle fibre c'era la soluzione. Imprimere le mie esperienze facendo rivivere la materia e far sognare grandi e piccini. Prepariamo le cartelle e via! Un co-working con lo spazio Baby, un luogo perfetto per crescere e lavorare, uno spazio intimo ma condiviso. Riprendo in mano il mio amato legno. Le tavole erano pronte per la loro seconda vita, questa volta non per diventare le pareti di una scenografia, ma qualcosa di ancora più intimo. Le mie storie di legno. Una frase, un personaggio e infinite possibilità, pronte per stimolare la fantasia di chi le guarda. È così che è nata Clara, che mi ha insegnato il coraggio. Martino, che era pronto a far luce. L'orco più alto del mondo, che non vuole confini. Matilde, che cerca la pioggia d'azzurro. Il signor Baffetti, che si gonfia e si sgonfia. Il viaggio...